No, no, la casa ce l'hai, so, so. Te lo dico io. Anzi, farei solo. Quindi da quanto tempo sei qua? 4 anni e mezzo. E da dove vieni esattamente? Bologna. Ah, da Bologna, insomma. E eri magari un posto in centro, lavorando in Bologna. Sì, l'osteria Il Partello e Fatima, la socia, un ristorante via Mascarella. E sei venuto qua per espiare, no? Perché avevi un eccellente. Sì, sì, io sono un grande stelio. Lui è stelio, io mi piace molto andare con lui perché così io bevo il doppio. Sì. Lui è stelio, però. Quindi la macchina la guido io la macchina. Sì, sì, anche perché ci vedi benissimo. No, non ci vedo. No, dovrei stare attenti in questo pezzo qui della divertente. No, no, ci la puoi guidare te, io posso bere 2 litri al massimo. No. Ma 2 litri che poi non sono due bottiglie, eh. 3 perché ognuno è 75 centilitri, 3, 2, 25, 3 scarti. 2000, vedi che gioca a stecca. Sì, 2000, io quando esco bevo 2000 CL, che vuol dire 3 bottiglie meno un ciuccio. Quindi oggi siamo, stasera siamo da Cesare, che è il nostro posto, no? Insomma, quello che ci ospita, il ristoratore, e l'ospite è il mago. L'ospite sono io. Sì, abbiamo l'ospite. L'ospite come ristoratore, l'ospite come... L'ospite. Adesso è difficile, ormai tutti ti conoscono, quindi non ha senso neanche presentarti. Insomma. Nel mondo sei conosciuto. Ah sì. Non so per che cosa, ma... È morto. No, vabbè, hai inventato... Scorgata naturale. Hai inventato uno slang, un modo di dire, anche delle rubriche particolari. E vabbè, insomma, tu di lavoro fai, lo sappiamo, ecco. Ci arrangiamo col computer. Col computer sta lì. Col computer. Anche tu hai fatto la scelta più o meno, no, un po' diversa. Sì, tu vivevi in azienda, cioè io lavoravi in azienda. Poi ho fatto tanti anni avanti e indietro con gli aerei. Con gli aerei? 6 anni, poi tanti anni, 6-7 anni. Un bel giorno ho detto, perché prendere l'aereo dal lunedì al venerdì e poi per ripartire con l'aereo? Tanto vale stare a casa. Allora... siamo inventati fortunatamente col computer, accedi ai mercati e vendi dei giochini in modo sempre quel ramo mercati finanziari, sì, mercati, sì. No, mercati finanziari. Finanziari, che è sempre seguito. Sì, ci seguivo anche per un po'. E guadagni anche un po' di più, diciamo. Sì, ma non arrivo al milione. Non arrivo al mese. All'anno. Cioè, non ci arrivo. Cerchi di arrivarci, ma non ci arrivo. Non ci arrivo. Però non è detto. No, lo sfioro. Al mezzo milione ci arrivi. Può capitare di fare quasi quelle cifre. Può capitare. Chi non guadagna il mezzo milione? Dai, poi esatto, io mi sono sempre chiesto chi è che non ha 1 milione oggi. Esatto. Ah, in banca? Oppure... 1 milione? No, appartamento. Tutto, insomma, esempio. Questa cosa costa 1 milione. Lui ha questo locale che io lo stimo almeno 600.000 euro. 600.000 euro, sì. 600.000 euro più. Più. Alla casa di sotto. Quindi lui ha 1 milione sicuramente. Qualche vestito, sì. Automobile. Ah, c'è un prosciutto spagnolo che da solo là vale già una certa cifra. Dopo i quadri arriva al milione. Sì. Ah, tu dici chi al giorno d'oggi non ha complesso tutto la macchina, 1 milione. Pochissimi. Io non ne conosco. Escuso. Per qualche extracomunitario appena arrivato, credo appena arrivato, perché tempo 2-3 anni di questo anche paese di Balocchi. Qualche extracomunitario che viene dal Perù, Ecuador, fa fatica. Pakistan, però, che è arrivato negli ultimi 2-3 anni, ha fatto fatica e credo non ci arrivi. Però l'italiano di generazione, chi è che non ha 1 milione di euro? Sì. Io non li conosco. È vero. Di asset, tra casa, automobile, quadro, sì, tanti. Sì.
paesino. Quattro. E guarda cosa ci ha preparato Cesare. Cioè ce l'ha già stappato in anticipo, giustamente, perché vuole. È un vino francese. Borgogna. Questo è un vino nero della Borgogna. Non impegnativo di apertura. Vino nero della Borgogna e non impegnativo per l'apertura. Faccio anche qualche fotografia. Vino nero della Borgogna non impegnativo. E sono 750 millimetri, sì. Certo che arriverà a 2000 forse. Sontano. No, 2000 sono tanti. Però questa qui, c'è il bag, io l'ho addirittura presa in 45 lire questa pezza. But not for me si chiama. E dietro c'era The We Never Be Another You. Io ho 45 lire, la scrivono al piano, c'è il bag che canta la tromba. E che anno lo sentivi? Lo sentivo, mio padre, lo sentivo negli anni 70. Anche qui a tuo padre che te mio padre che sta, sì. Perché è un bambino, non si è settato, ma non si è settato. Cioè, mi pare non ascoltare. Questo è il primo pezzo in assoluto del Brian Schumacher che ho fatto. Il primo pezzo. Oh, nel 70. 70 che ho fatto. Ma tipo, adesso tu torni a casa, te lo metti in jazz o non ascolti più la musica? La verità, non si ascolta più. O no? Ah, te lo metti il disco, il CD? È una bella domanda, no? Una bella domanda. Si è persa questo. Io l'ho persa. Sì, io la sento in macchina senza. Vivo da solo, sento solo tantissimo. Ma in casa? In casa effettivamente no. Io invece che sono un feticista, ascolto, compro ancora CD, cerco di ascoltarli nei limiti delle possibilità familiari. Cioè ti metti, li prendi e poi... Prendo il CD, certo, che succede raramente, però voglio che succeda, quindi ogni tanto succede. Con il libretino, con i testi, c'entro dentro. Bello. Come facevo una volta. Anch'io con i testi, assolutamente. Ce lo fai ancora, la sera, a mezzanotte, alle 11. Sì, quando sopporto la... Nel nostro momento, dove avevamo i bambini piccoli, è 10:20, 10:30 di mezzanotte. Sì. Prima è raro. Ma dimmi la verità, chi dicessero? Tu hai 6.000 vinili e poi mi hai detto di MP3, vabbè, di MP3 è un concetto differente. Non è un concetto differente. 6.000 vinili. Diciamo tutti 33, una metà o i contorni. Tutti 33. 6.033. Tu adesso, con uno schiocco di dito, bello che hanno sbagliato tutti e tre. Ti dicessero, ti diamo 27.000 euro, che mi sembra una gradazione giusta, proprio il contante, tuoi, così, e quei 6.000 vinili scompaiono, accetti? Sì, accetto. Anche quando se fossi un lavoratore a tempo indeterminato con una buona posizione da garantita a tempo indeterminato da 3.000 euro al mese netti, allora in quel caso no, ho detto appunto che c'era un problema con il genere. No, è importante. Allora. In quel caso ne dovresti avere 60.000. Sì, 60.000, no, adesso sto pensando a... Molto in essere, giusto, però faccio due conti. Cesare, un po' di prosciutto iberico, un po' di un misto di morsone iberico che avrà altro salume, sempre spagnolo, fatto con un taglio tra coppa e spalla, aromatizzato da paprika dolce, con dei peperoni sempre spagnoli del pigno, molto dolci, grigliati e pelati a mano. Ottimo. E peperoni di pietra e foglie di noce. Se intanto volete dare un'occhiata ai primi, io vi farei comunque un bis, un tris, quello che preferite, vi farei dei tortelli di patata con i porcini e degli gnocchi vitelot, cioè dei dottinari di gnocchi, però sono fatti con una patata viola, una patata vitelot. Vi farei assaggiare il bisonte, però il profilete di bisonte, che è la nostra specialità, e del segreto di... l'iberico sempre, stiamo sull'iberico, sempre alla brace, un po' di contorni che preferite, forse c'è qualche altro secondo che facciamo, anche degli umidi, facciamo anche gli umidi di cinghiale, lo spettatore. Ma perché di bisonte viene dalla Spagna? No, però la è iberico? No, è iberico il segreto. Anche.
che è tipo la zona qui del costato vicino alla, alla scena. Pensavo sono molte le cose segrete dal nostro organismo segrete, invece un'altra cosa. Vabbè, vi faccio io vedere se avete. Solo una. Ma a questo proposito vi chiedo qual è la differenza, se esiste, io tra bisonte e bufalo. Ah, io non lo so. Io non ho idea. Bisonte di solito viene considerato il bison canadensis, che è tipico della zona del Canada. Sì. Per bufalo si intende il bison bison, che è il bufalo del centro dell'America. No, io lo so perché col bambino che sai che il bufalo è americano, proprio Stati Uniti, e il bisonte del Nord America è Canada. Lo sapevo perché ho i bambini piccoli e allora facciamo questo gioco di guardare tutti gli animali. Però sostanzialmente è lo stesso animale, è solo un connotato di regionale, come tra il toscano e il Veneto. Sono tante differenti, ma è la stessa famiglia. Sì, sì. Come dire, pastore tedesco, conosci la pastore tedesco, io sono venuto. Un pastore. Ecco, il misto di pecorino, marsole e peperoni. Quello ci siete buoni, bisogna fotografare. Per... Sì, per sale forte, prima di cominciare. C'è la quadratura quando la salsa è tartufata e la frutta. Che bello. Buon appetito. Io forse oggi... Grazie Cesare. Però un attimo la dieta. C'è una regola della dieta che qual consente è? Di derogare ogni tanto la dieta, sì. Che anche fa bene alla dieta. E il giorno dopo però... E il giorno dopo addirittura quasi controvapore. Digiuno. Controvapore e digiuno. Ci si blocca e... io quasi quasi sì. Stasera perché non ho senso. Io farei così, mangerei agli occhi di mamma e poi domani. Cosa vuol dire gli occhi di mamma? Tutto. Mi mangio gli occhi di mamma. Ma questa è toscana questa. No, marchigiana. Marchigiana. Ah. Gli occhi di mamma si dice a Senigallia, ma lo dicono per la strada, non è una mia invenzione. Hai fatto mi le mangio foto. Gli occhi fatto di mamma. Foto, sì, sa mangiare. C'è un buio spaventoso. È un tempio questo, non è un ristorante. Questo è un jamón iberico di bellota, cioè di razza iberica, solo varie razze, di bellota, cioè mangia solo ghianda, prosciutto che è un maiale che viene nutrito solo con ghianda. Quindi questo gusto, perché io l'ho assaggiato fuori campo, ma bisogna venire un po' più avanti che c'è un po' più di luce. E quindi è un gusto molto particolare perché è ricco di amido, e la ghianda contiene un sacco di amido, praticamente privo di colesterolo e adatto alla dieta. Già più in profondità rispetto a qui, quindi è più tenera, meno asciutto perché ha delle parti ovviamente che facendo 40 mesi di stagionatura, un prosciutto di 9 kg, alcune parti, perché gli spagnoli non usano lo strutto, non sanno cosa sia la sugna, così mi riferisco, e quindi non ricoprono la parte senza cotenna e quindi tende leggermente. Adesso siamo a livello di... No, Mi chiedevo peccato. Come si avvicina... Non abitare qui. No, come si avvicina a questi piatti, cioè,
Una cosa recente questa storia dell'Indonesia. Attualmente gli spagnoli a livello di salumi fanno delle cose che gli italiani salvano raramente qualche produttore con la cinta cinese. Non riusciamo a fare. Hanno molta più scienza, molta più tecnica nel preparare le cose. Iberico intendi Spagna, Portogallo? No, iberico è un tipo una razza di maiale. Che si distingue dal maiale blanco, dal maiale bianco, che è quello che abbiamo anche noi, anche se sono varietà diverse. Comprende una decina il maiale iberico di razze, di sottorazze. Questo peperone per esempio l'avete assaggiato. Alla papa, buonissimo, alla papa. No, il peperone, no. Il peperone era buonissimo, com'era? Il peperone è molto dolce, carnoso, sì. Vedi anche grigliato, sì. Non mantiene nulla di quell'amaro della pelle bruciacchiata. C'è un altro peperone sempre spagnolo, sempre del Navarro, che è il peperone del Cristal, ha caratteristiche simili, però essendo sottilissimo, quando si griglia trattiene un minimo quell'amaro, quindi è un sapore opposto. Buonissimo, davvero, fantastico. Non mi chiedi oltre, però questo prosciutto è finito. Sì, ma infatti lo finirei se non dovessi fare il cameraman. Speravo che dopo fossi niente. Ora signori, le guardate le foto, però scusate, devo chiedere se si vuole formaggio nuovo. Allora, oro colato, scusa, non lo metterei da nessuna parte. No, non lo mettiamo perché allora fratelli sul fungo io non lo metterei qua. Il formaggio l'hanno già dentro, sono fatti un parmigiano molto stagionato, aglio prezzemolo, un po' di pepe e noce moscata. Gli gnocchi, sono fatti con ragù alla qualtese di gocia, che gocia in dialetto qualtese, o comunque della zona, significa maiale, con pancetta fresca e salsiccia, e con aglio prezzemolo al posto del soffritto. Sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori quadro. Gente che ci andava a bere fuori dentro, tutta morta. Ha detto osterie? Che cucina? C'è qualcuno è andato per età. Qualcuno perché c'è il dottore. Segue una maturità, si è sposato, fa cadere da una morte un po' Gesù. Allora, la Giove Zolfini, poi la gli farei il passo. Che peperonata bianca, mamma mia, spezzatino di cielo al Chianti, e adesso arrivo per la Giove Zolfini, peperonata, hai detto? Bianca. Questo cervo è pazzesco. È oro colato? Mamma mia! Io se mi fa voglia di trovare il gasso, mi trovare. Il signore avrà 3 milioni di ristoratore. Molto mio. Ah, perché bisogna uscire uno così bravo? Un milione l'hanno tutti. Questo cervo è una cosa pazzesca. Bisonte e segreto o segreto di sui livelli. Allora, qui abbiamo due sali di Maldon, ecco. Sono sali inglesi della regione dell'Essex che hanno una particolarità. Vedi, sono tutti. Puri, marini, salato, del solito. Struttura piramidale concava. Sì. Quindi aumenta la testura sulla carne, cioè la croccantezza della carne fatta alla brace. E ovviamente non sala come il grosso, se no sarebbe esagerato. Questo è affumicato e questo è normale. Ecco, il sale vi consiglio un po', magari sul maiale è meglio quello normale. Yeah. Sapevamo tutti che esisteva il sale affumicato. Certo. No, non lo sapevo. Io mai. No, lo sapevo. Avrai 3 milioni. Non l'ho capito. No, avrai 3 milioni di euro. Quindi sul bisonte il sale affumicato.
come quando questa qui piccolina, c'è cioè questa qui che è questa. E sul maiale sale normale. Su questa comunità, giusto? Sì. Le basso qui. Non avrei mai pensato, vent'anni fa, se lui mi avesse chiesto. Sarebbe un giorno metterà il sale affumicato sul disco. È bello questo. Bello. Si potrebbe scrivere su Facebook questo. Sì. Ma il tuo stato, ma io sì, mi oggi deve essere. Ma tu lo sapevi che esisteva il sale affumicato? No, no, assolutamente. Sembra salamone. Io sapevo che esisteva il sale di cervia. Io vado a Cervia, c'è il sale di cervia. La salina di cervia lo però il sale di cervia. No, lo vendono i sacchetti. Sale di cervia. Io dico, ma è il sale. Perché quando studiavo 30 anni fa, c'erano i beni omogenei e i beni omogenei e i beni eterogenei, e tra i beni omogenei l'esempio classico era la sabbia col sale, cioè dove non c'era assolutamente nessun tipo di differenziazione, l'acqua dice commercialmente non ti puoi differenziare, se fai una maglietta, fai una giacca, fai un orologio, fai una carne, quasi ti puoi differenziare, però il sale era proprio, invece hanno studiato il sale di cervia, il sale e fumo di ferro. Magari lo mettete, vi consiglio questa carne di tagliarla tipo tagliata, contro fibra, cioè così, un po' in diagonale, perché così è ancora più. Vai, vai Marco, fammi, porta. Quanto più? No, no, sa, poveretto, no, 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 la fibra è così, vedi? Aspetta, solo Fabio, vedi? Allora, così? No, non posso. Visto? Visto cosa? Ecco, così? Più o meno, sì. Vedo lui distrutto, perché vede il profano, certo, di fronte alle opere d'arte. Io lo capisco, eh? Quindi, boh. Ecco. Su, così. Contro fibra, contro fibra, contro fibra, in modo italiano. Ah. E questo è sale normale. Ha detto sale normale? Su questa è sale normale. Comunque questo bisonte, che mi piace moltissimo, non so se è sale che l'ho affumicato così o ho affumicato di su, ma è veramente... No. Affumicato. Ma lui è buono. Tipo adesso perché noi siamo qui così o è sempre così? No, se è sempre così. No, no, dico, a sto livello pazzesco. Io mi, ecco, tipo, te mi hai detto prima quante volte mi capita a questo livello qui, non mi ricordo. Forse mai. Non è che io esco, vado, però, anche perché però. Non è che sia un esperto di quello, un appassionato, però. No, benissimo. Perché ha azzeccato tutto, eh. Tutto. C'era cioè, anche pastina, ciuccio, vino, anche. Però un'ora più, un'ora più. Il ristoratore, ad esempio, lavora. Se nessuno lavora, nessuno. Anche loro non lavorano. Sì. Tutti non lo ma può succedere? Infatti no, non può succedere, non può succedere fino a un certo livello, non può succedere è perché se tutti non lavorano alla fine quella parte che ci si inventa qualche cosa che diventa più efficiente, più concreto, si eliminano. Massimo dell'inefficienza si eliminano, rimangono in campo quelli più produttivi e poi pian pianino sull'esperienza della desolazione si ricostruisce un ciclo, cioè prima o poi il matematico che si risalga, il matematico che si risalga, uno dice ma come no, se ci vuole più, no, prima o poi il matematico si risalga, perché è una questione che al momento in cui arrivi a un momento di crisi tale e qualcuno esce dal mercato, in cui uno esce da
quegli efficienti faranno sì di riprendere i penultimi degli inefficienti. Cioè non puoi andare giù, giù, giù. Oppure se tutti improvvisamente decidono non lavorano, si consuma il 20% o il 10% di quello che si consumava prima, in qualche modo si vive col meno. Perché da onde, cioè in Africa, al centro, lì, io credo che vivano meno del 10%. Con l'ospite in atteso. Ecco l'ospite in atteso. Prego. Qui c'è un po' di materia, ormai prendi una sedia altrove e mettila lì. Sì, c'è da mangiare, c'è da bere. Sul divano. Sul divano sei poco inquadrato. Porcabilli da Monghidò. Porcabilli da Monghidò ci avrà messo una mezz'oretta. Sì, più o meno. Tu bevi, bevi. Ma ce n'è in bocca leone. Sì, ma lei prende un dolce. Costa. Prende una sedia. Ci vuole dei soldini, Pio. La fresca qui. No, se fai il dolce, te fai vedere prima. Poi mi sembra sicuro. Credavamo. Credavamo. Chiedavamo. Chiedavamo. No, noi chiedavamo. No, no, noi usiamo questo. Chiedavamo. Cioè eravamo convinti che tu avessi solo 1 milione di euro e invece abbiamo scoperto che aveva 3. Allora, sei anche incavolato. Giustamente. No, per come abbiamo mangiato abbiamo detto. Dico, uno è poco. E questo 1 milioncino. Tanto so, tra tutto, tra bici da corsa, tutto, vestiti, vale, appartamento. Se hai un appartamento di proprietà, cioè una sommatoria, bici da corsa, vestiti, fazzoletti. Radio, calzini. Automobile, calzini. Perché credo, tutta sta roba. Oh, Matteo, oh, Matteo. Ce l'hai 1 milione, sì. Poco meno. Come poco meno? Non so, io ci ho pensato ogni tanto, ci penso, no? Allora penso, ma magari vado nei mercatini, quelli di Piazza Drovani, e quindi delle frutta e verdure, magari quelle cose che buttano via le prendo io. Cioè. Poi non so, ma... Sto parlando per aver mangiato in un ristorante di primissimo. Non so, alla Caritas, per esempio, io adesso ho svuotato l'armadio e ho dato un sacco di vestiti. Il tempo? Eh? Un sacco di vestiti, il tempo? No, adesso così. No, però per dire, si mangia la mensa comunale. Sei mandato in mensa comunale. Ancora no. Però, c'è ancora un milionario. Ti dicessero, lasciamo perdere sto storia del milione. Hai una pistola, tamburo. Sì. 112 di morto per morto. 8 colpi di tamburo. Infili un proiettile. Fai rullare il tamburo, c'è solo un proiettile nel canale giusto e 7 proiettili vuoti, 7 carri vuoti. La fai rullare il tamburo e poi spari. Se fa click. Quanto gli diamo? 2 milioni. 2 milioni di euro? Se fa boom, muori. Cosa scegli? Cosa scegli? Pratico. 2 milioni di euro. Però se fa click, prendi 2 milioni. Se fa boom, muori. La verità. Hai preso il vino Veritas. Non spari? No. Stai, scorri. Scorri, sì, sì. Stai come sei. Giusto. È difficile, però io però io farei così, se passa, quindi se passa vuol dire qua pistola tempia, pistola tamburo, 8 buchi vuoti, ne metti un proiettile in uno di 8, è una possibilità su 8, ti spari in testa. Se fa click, cioè 7 possibilità su 8, un bel 1,5 milioni. Al reti, muori. Spari? No. No, ma la risposta è quasi sempre no. Però lì per me invece è un punto di arrivaggio corretto.
Sì, perché tu, noi cerchiamo... Quello che è stato disoccupato. Noi cerchiamo il punto di arrivare. È facile che mi sparo se... Qual è il punto di arrivare? Sto lavorando da anni. Che fatica a raccogliere. Anni dopo, no? Devo aver fatto magari così, fatto... non ho fotografato. Il bisonte mai altro. No, le fotografie non so dove ho fatto. Sembra che sì. Adesso ti guardo. Mi sembra di sì, sai, comunque un altro portato. Ti offrono un'opportunità di lavoro, accetti l'unica. Quattro ore? No, sì, sì, quattro, al massimo quattro ore. Però questa è l'opportunità, il boia. Il boia è il ripristino della pena di morte in Italia. Lavoro legale, cioè... Con mannaia, penso di allora, le No, con mannaia sì. Sì. Devo... E tutta la settimana che... Non hai sentito la radio? No. È proprio questo, sì, sembra che sia esatto. Comunque, ripristino della pena di morte. Tu sei un funzionario dello Stato, cioè il concorso, lo vinci, hai questa possibilità. Massimo 4 esecuzioni al mese. 4, per cui ti impegna un'ora, vai lì a comune, quello di Mondidoro, insomma, ci sarà un boia di Mondidoro. Boia di Mondidoro. Però dico, guardi, lei può fare il boia in tre modalità. La prima modalità è quella segnalettrica, per cui o spingi un pulsante o tiri una vela. Segnalettrica. C'è anche lì boia, in America lo inquadrano anche un attimo e l'omino che fa chi. No, perché ci sono più pulsanti, per cui uno non sa, ci sono diverse persone, per cui non sai mai se sei stato te a dare. Sì, lì il metodo è a seconda dello Stato, però è quello che ci sono 3-4 boia e ognuno spinge un pulsante, uno di solo quelli. Però vabbè, lì è ancora così, non sai mai con certezza se sei stato te. Vabbè, fonico. Sì. Solo guardare un po'. Io direi quanto costano questi boia? 400, io faccio 200, gli altri 3 me la prendo io. Però mi dipende dalla legge. 1000 euro, tiri la leva, 2000 euro, iniezione letale, la fai tu, il braccio è quello. 5000 euro, lascia. 4 esecuzioni al mese, ti impieghi innanzitutto? No, la verità, ti impiegano, è il ripristino, tutto legale, prendono proprio condannati a morte. Forse no, forse sto scegliendo. Lui è ricco, davvero, questo milione ce l'ha davvero. Però, ma se dovessi scegliere, a quel punto mandare. Cioè, fai 20 al mese, quindi... Col cappuccio a punta. E fai quello che ti pare, però... fai degli allenamenti che tiri con l'ascia. No, ogni tanto taglio la legge, anche divertente. Ah beh, che sei già bravo. Da quel punto, ma ha risposto, secondo me lui è bravo, ma hai avuto delle informazioni. No, tra fare così e prendere 1000, fare così 5000, ma... il concetto ideologicamente è lo stesso. Cioè, un incognito oppure... No, in TV, ecco, Pio il grande boia di Mondidoro. Mi ha provocato molto, la gola. Quindi dolce con le noci e riuscirò a curarci, non è fantastico. Buonissimo. E anche questi ricordate. No ragazzi, i biscottini, i casereccio sono. No, volevo descrivere un attimo. Quello con le noci lo sciroccio, ma perché una persona che lo sciroccio d'accia non è... Sì, ma questi americani sono... Canadese. Ecco, direi approfitto per ricapitolare il menù. Dai, ricapitolare il menù. Abbiamo mangiato un antipasto, jamon iberico di Beyotta, il morsone iberico, che mi piace particolarmente anche quello. Come formaggio c'è il pecorino di Pienza, i peperoni del Pichiglio, che sono peperoni di una dolcezza estrema, e la polenta al forno con fontina e salsa al tartufo, che è stata la cosa preferita. Di tortelli di patate porcini e gli gnocchi di telotte al ragù di goncio alla contesa. Come contorni c'erano le patate arrosto che sono passate magari un po' inosservate ma non per me, i fagioli zolfini e la peperonata bianca. Avete mangiato un po' di bisonte, un po' di cervo. Ecco il cervo, ecco quello che cercavo di ricordare, il cervo, lo spezzatino di cervo al Chianti, giusto?
il segreto di Suino Iberico. È stato tagliato nel seguendo la fibra? Contro fibra. Non come i gatti che vanno a carezzarti seguendo il pelo, ma il maiale va per il maiale. No, è il maiale al cane. Eh? Tutto al cane. Ah, ho capito, era il cane. Tutta la carne va tagliata contro fibra per mantenere. Se vuoi la specifica tecnica te la vado. Collagene. La carne è fatta di masse muscolari avvolte in collagene, fibre, è una proteina il collagene. La frollatura, il congelamento, in questo caso no, e il taglio servono a denaturare o sfondare il taglio, il collagene, perché il collagene è una proteina che tende a legare, quindi che in bocca, tagliando contro fibra, tu vai a tagliare il collagene, quindi la carne più tenera. Abbiamo asperso il bisonte di sale affumicato di Moldon, mentre invece il segreto di maiale è stato asperso di sale di Moldon normale, non affumicato. Abbiamo concluso con l'apoteosi, per quanto mi riguarda, il tortino di noce sciroppo d'acero. Mi è piaciuto moltissimo, in quanto io sono stato uno dei primi a ordinare dal Canada su internet nel 1998 una scatola di sciroppo d'acero, quando ancora nei supermercati della provincia non si trovava. Biscottini casereccio al burro giallo tedesco e il tortino al cioccolato dominicano. Vabbè, il cioccolato buono viene da quei paesi, o dall'Africa o dalla Madagascar. Bene anche il domenicano. Domenicano. In italiano, domenicano, vuol dire France, France. Francia, Francia. Domenicano in italiano, domenicano. No, perché i frati domenicani, c'è cioè quel problema lì. Comunque, va bene tutti e due. Ecco, sul vino mi sono perso subito e non mi ricordo più niente. Merlot, roba di buona chance. Poi un Pinot Nero di Borgogna di apertura, è un passaggio attraverso un'azienda giovane di San Miniato di Pisa, è un taglio di Sangiovese toscano, è una Malvasia nera. Poco alle tre, mi hai mandato in paranoia, si è freddato il caffè, alle 4:15, tu non c'eri già più, ma io avevo l'occhio storto, a furia di guardare giù, al tuo culo che potrà mancare, credo sia giusto il dono del parlare, altro proprio non so, il tuo culo non è un culo, pensi il culo come archè. La Venere di Milo, l'inferno del Dorè, la quinta di Beethoven, il circolo del Tao, il non mosso che ci muove, la pola del Bernabeu, la luna dell'Licantropo, l'Eldorado del Perù, la duna dei Tuareg, Atlantide Mo, il tuo culo è un cercamici, un defilé d'Occutur, il cantico dei cantici, riprodotto a natura, il porto delle nebbie, la tela di Manè, la pazienza di Giobbe, la sapienza di Quele, il vallo di Adriano, il maelstrom di Bo, il sinistro di Marciano, la falcata di Ribot, il tuo culo è il diessire, la perla di Lapuan, i graffiti di Altamira, la reggia del Gran Can, la virtù di Beatrice, l'errante Giudeo, lo sguardo di Euridice, la cetra di Orfeo, il naufragio del Titanic, le luci di Pingal, l'araba Fenix, la cerca del San Graal, il tuo culo è una milonga, raccontata da Borges, un'armonica che sfanga per le anse del blu, l'uovo di Antonello, l'oggetto di Buñuel, una febbre da cavallo, l'ossessione di Ravel, il sogno di Colombo, le bambine di Balthus, Sua Altezza Mambo Jambo, la peste di Camus.
rimasto all'osteria di qua. Fino quasi le sei. Il caffè era una pastoia, semisolida ormai. Tra un martini e un'acqua menta io non l'ho bevuto più. Ma il tuo pezzo da 90 proprio non mi andava giù. E pensavo, ma se da intatto è un poema di per sé, figuratelo rotto, che spettacolo dare. Anche lui l'ha